Buongiorno Roberto, io volevo iniziare col chiederti quanto è stato difficile, se lo è stato preparare questa settimana di lavoro in vista di una partita che prima si pensava non si dovesse giocare, poi all'ultimo si è deciso di giocare, e anche alla luce di tutti questi nuovi arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Beh, è stato difficile, come potete immaginare, perché comunque a livello numerico non ci siamo. E, tra l'altro molti dei nuovi arrivati non possono nemmeno essere della partita, a parte uno. E quindi la difficoltà è stata in questo. Poi noi abbiamo sempre pensato che si giocasse comunque, quindi abbiamo preparato la partita la settimana in funzione appunto della partita di domenica. La difficoltà sta in altro, non nel fatto che magari psicologicamente non eravamo pronti. Siamo pronti e sarà la nostra prima partita, quindi vedremo quello che succederà. Senti, mi è parso di capire che hai un problema a destra nel ruolo di terzino. Sembra Peretti l'unica via da poter adottare? Beh, è un candidato importante. Peretti è un giocatore che comunque in settimana ha dato delle buone garanzie, l'abbiamo provato. Sì, difficoltà perché abbiamo avuto qualche infortunio, abbiamo qualche defezione, però ripeto, non sono queste le cose che mi preoccupano. La squadra deve avere una sua fisionomia, deve avere coraggio, deve avere anche senso del pericolo. A noi tra l'altro questa è la nostra prima partita, dobbiamo capire ancora un po' chi siamo. Non è sicuramente questo tipo di situazione che potrà crearci problemi, tra l'altro ne avremo durante il campionato di situazioni del genere. Dobbiamo essere squadra, se siamo squadra queste diciamo difficoltà potremo superarle di continuo. Sì, ascolta, normalmente quando fra le mille incognite che mai come quest'anno tutti conosciamo, a volte una squadra che viene dalla una vittoria del campionato, come il caso del Palermo, viaggia sulle ali dell'entusiasmo e di alcuni meccanismi che sono rodati dall'anno prima. Ora quest'anno, a parte il tuo avvento, quindi un allenatore nuovo che porta nuovi concetti, mancano però alcune di queste caratteristiche. Per esempio il centrocampo è letteralmente totalmente diverso rispetto all'anno scorso anche negli uomini. Ecco, questo ti spaventa, nel senso che era una cosa sulla quale pensavi di contare, cioè la continuità di lavoro di una squadra che in fondo viene pur sempre dalla vittoria di un campionato, oppure l'avevi messo nel conto ed è una cosa insomma che forse è anche giusto che avvenga perché c'è un nuovo allenatore, quindi ci sarà un nuovo tipo di Palermo di squadra? Ma non direi che è solo un discorso di nuovo allenatore, ma un discorso di nuovi uomini e un nuovo modo di giocare. Quindi sarà cambiata anche la difesa, così come l'attacco, oltre che al centrocampo, come hai detto tu. Ma il vero problema non è il cambiare giocatori o comunque non volare sulle ali dell'entusiasmo del campionato vinto scorso. Il problema vero e proprio è che noi non giochiamo da tanto tempo. E comunque questo è l'anno zero un po' per tutti, perché non c'è un precedente storico, no? di una squadra che sta per tutto questo tempo fermo. Quello che è successo in Italia e comunque nel mondo secondo me ci ha un po' segnato tutti quanti, quindi non sappiamo effettivamente quello che sarà. Noi abbiamo lavorato, l'incognita è il fatto che non abbiamo fatto amichevoli, però dobbiamo adattarci subito a quello che sarà un campionato duro e difficile. Dobbiamo essere bravi a non perdere troppo tempo in situazioni che magari ci potranno portare a perdere qualche punto, e invece noi dobbiamo essere catapultati con grandissima concentrazione, con grandissima attenzione al campo per cercare di fare più punti possibili, soprattutto inizialmente, perché inizialmente naturalmente ci sarà il problema di quella che è la compattezza di squadra, la conoscenza anche tra di loro in partita, perché un conto è la conoscenza nelle esercitazioni durante gli allenamenti, un conto è la conoscenza durante la partita, quindi con pressioni importanti, con un pericolo costante e col fatto che comunque ci siano i tre punti in palio.
Dobbiamo essere bravi. Io da questo punto di vista però sono abbastanza tranquillo, non sono uno che si fascia la testa. La squadra nostra non deve essere una squadra che si fascia la testa, deve essere una squadra che deve risolvere i problemi che di volta in volta incontrerà. Hai un attacco molto composto, nel senso che numericamente ci sono molti elementi, però è arrivato Canutè e non quello che sembrava dover essere un giocatore che dalla società stessa era stato indicato come essenziale, cioè comunque un bomber, chiamiamolo classico tradizionale, cioè uno che risolve le partite con un uomo di esperienza. Sei ugualmente soddisfatto perché hai tante soluzioni possibili, oppure invece sarebbe servito un giocatore di quelle caratteristiche? Ma non ce ne sono. Cioè, prendere un giocatore con quelle caratteristiche e farlo venire a Palermo, bisogna spendere una barca di soldi, secondo me. Chi c'è in giro che abbia queste caratteristiche? E poi chi ci dice che il giocatore che l'anno scorso ha fatto 18-20 gol si ripeterà? Io non ne vedo. Ci sono giocatori importanti, ma bisogna anche scommettere su qualcuno, nel senso che comunque noi abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche, e non possiamo sovraffollare un reparto comunque già abbastanza completo. Ci sarà un altro arrivo, secondo me, nella giornata di oggi, tra la giornata di oggi e quella di domani, ma la domanda è chi prendiamo, cioè chi è quel giocatore che ha fatto 20 gol l'anno scorso tra C e B e che ci può garantire lo stesso numero di gol? E poi è facile prenderlo? Potrà fare parte del nostro gruppo a livello di caratteristiche? Non è facile, prendere giocatori non è facile, bisogna vedere tante altre cose. Canutè è un giocatore che mi soddisfa molto perché ha caratteristiche importanti, un giocatore veloce, un giocatore che può giocare esternamente in un 4-2-3-1, un giocatore che può fare la seconda punta, quindi può giocare sotto punta, è veloce, può aprire molto le difese, può tagliare le difese, bisogna lavorarci un po', perché secondo me è un giocatore importante. Poi abbiamo altri giocatori come Saraniti, come Luca, diciamo, come, se parliamo proprio di punte vere, che può anche essere che sia l'anno loro, e quindi vedremo. Se poi ci facciamo influenzare da quello che può essere il nome dei vari, non voglio nemmeno fare nomi, secondo me sbagliamo indirizzo, anche perché, ripeto, io oggi se vado a guardare i giocatori che c'è sul mercato non ci sono giocatori da 20 gol da poter prendere. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle, sempre legato al mercato a questo punto, dato che l'accordo tra Asso Calciatori e Lega prevede l'aumento delle famose liste e lei chiedeva qualche tempo fa 4-5 giocatori e al momento non ne sono arrivati 4-5 ma 2-3 aspettando Rauti, si aspetta che la società possa fare qualche sforzo più sul mercato o aspettando appunto Rauti è già contento così della squadra che si ritrova? No, ma da allora noi abbiamo preso comunque Canutè, abbiamo preso Ger, abbiamo preso Somma, arriverà Rauti, quindi il quarto, io credo che arriverà anche un quinto giocatore e poi vedremo, poi bisogna anche vedere il budget che abbiamo, quindi questo è un discorso più societario. È normale che io e parlerò con la società qualora dovessi vedere che magari non siamo super competitivi, però ripeto, io non credo che la società possa farmi mancare qualche cosa, ma perché il Palermo, ripeto, deve andare in campo per vincere le partite e quindi dobbiamo essere super competitivi, dobbiamo essere competitivi alla grande con quelle che sono le squadre che magari vorranno cercare di stare lì sopra e giocarsi la vittoria del campionato. E quindi prego. Per la squadra attuale invece le volevo chiedere, visto quello che ha provato negli allenamenti in questi giorni, mi pare di capire che sta puntando molto su Silipo come esterno offensivo di destra, lo ha inquadrato in questo ruolo o pensa di poterlo utilizzare anche in altre posizioni?
Ma io sto puntando intanto su tutti quanti, non solo su Silipo, che è un giocatore potenzialmente ottimo, ma stiamo guardando, diciamo, a 360 gradi, ancora dobbiamo conoscerci bene, ma anche perché, ripeto, stanno arrivando dei giocatori, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo. Non dico che il lavoro che abbiamo fatto non serve a niente, anzi, però dobbiamo essere bravi adesso a far integrare subito i nuovi e nel giro di poco tempo, ripeto, diventare una squadra. Sì, non mi piace molto parlare dei singoli, però se proprio devo, Silvio è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti partendo da una zona esterna, e quindi è probabile, molto probabile, che quando verrà impiegato in quel modo. Poi, se capiremo in futuro che può fare altre cose, che ben vengano, però ad oggi è un giocatore che vediamo che può dare il meglio di sé quando parte da una zona esterna di campo per poi centrarsi. Buongiorno mister. Buongiorno. Mi sente? Sì, benissimo. Le faccio due domande. La prima le chiedo, appena detto che si aspetta l'arrivo di un altro rinforzo, la domanda è se se l'aspetta quindi a centrocampo, visto che, da quello che ho capito fino adesso, per l'attacco si considera al completo, e poi faccio un'altra domanda. Grazie. E con tutto il rispetto, naturalmente, mi viene un po' da sorridere, nel senso che noi domani abbiamo una partita importantissima, determinante forse anche per il nostro futuro, e io sto facendo una conferenza stampa parlando di mercato. A me, vi devo dire la verità, questo non piace. Non piace perché domani abbiamo tre punti in palio e stiamo parlando poco della partita, e io desidererei parlare della partita. Però, visto che rispetto anche tanto il vostro lavoro e so che siete concentrati subito sul mercato, vi dico che preferisco tacere da questo punto di vista, che non vi dico il giocatore che dovrà arrivare, in quale reparto dovrà arrivare. Quindi, no, vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo qualche problema numerico nel reparto di metà campo, sicuramente vedremo quello che succederà da qui a fine campionato, quindi qualora ci dovesse essere la possibilità di prendere qualche giocatore importante, non per fare numero, la società secondo me non se lo farà scappare, però vedremo. E poi vi ripeto, domani giochiamo contro il Teramo, parlare troppo di mercato oggi secondo me ci distoglie l'attenzione e la concentrazione, perché magari oggi i ragazzi guardano questa conferenza stampa e vedono che io ho parlato di mercato e questa cosa non va bene. Noi dobbiamo concentrarci sul Teramo. Sì, Roberto, io proprio a proposito del... Mi sentite? Adesso sì. Sì, io proprio a proposito del Teramo volevo chiederti che idea ti sei fatto di questa squadra, e mi pare di capire che troverai una squadra che giocherà in modo speculare al tuo. Questo può essere un... incentivo a giocare meglio, perché magari non si troverà una squadra bloccata dietro, oppure mi sbaglio io? Perché chiaramente tu sicuramente l'hai vista meglio di me questa squadra, volevo un po' chiederti delle delucidazioni. No, intanto è una squadra che già ha fatto delle amichevoli, delle partite ufficiali, e questo è un punto a loro vantaggio. È una squadra ben allenata, perché abbiamo visto che è una squadra compatta, abbastanza equilibrata, che ha delle caratteristiche importanti sia dietro che a metà campo, ma anche in avanti, e si deve stare molto molto attenti. È una squadra che gli piace molto ripartire, che sa lavorare molto bene in verticale e che, ripeto, quando riparte può essere devastante, quindi dobbiamo essere molto bravi a lavorare molto sulle situazioni preventive, dobbiamo essere bravi a non dare molto molto campo. Ripeto, una squadra che ha già fatto 4-5 partite, quindi ben rodata, ha avuto una buona impressione, quindi una squadra che rispettiamo tanto. Sì, mister, mi sente? Sì. Sì, ha appena risposto alla domanda che l'avrei fatto. A questo punto la integro: al di là del Teramo, che insomma
non conosciamo e che insomma non abbiamo avuto modo di vedere. Io le chiedo un'altra cosa: in questo momento, proprio alla vigilia del campionato, chi sono le squadre che, a cui il Palermo deve prestare maggiore attenzione, cioè chi deve temere, al di là magari della ripresa che mi dirà che deve temere prima di tutto se stesso, però quali sono le vere avversarie del Palermo? Tutte quante. Noi non sappiamo ancora cosa siamo, dobbiamo diventare una squadra. E il Palermo, ripeto, come ho sempre detto, è una squadra che deve andare, dobbiamo andare in campo per vincere sempre, e quando questo capiamo che non si può fare perché la partita magari dice altro, dobbiamo non perderla la partita. È normale che ci sono squadre che si stanno attrezzando per fare il salto, due su tutte saranno Bari e Ternana, credo. E noi dobbiamo rimanere agganciati sempre diciamo alla parte alta della classifica per poter poi fare lo sprint finale con loro due, ma credo anche con altre squadre che comunque sono ottime squadre, vedi il Potenza, vedi Avellino, squadre importanti, di grande blasone, ma anche ben allenate e soprattutto con ottimi giocatori. Ripeto, questo campionato in realtà non è proprio un campionato di Serie C, ma è considerato un campionato di B2, se non addirittura di B. Ma sarà così, non ci saranno campi diciamo facili, puoi vincere contro tutti ma puoi perdere contro tutti. Quindi io credo che ci sarà un equilibrio importante e questo comunque è un bene per il campionato.